Allora ragazzi, ciao a tutti le nicchie raga, bentornati qui su Farming Simulator 25. Come sempre ragazzuoli, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. E poi in descrizione trovate anche i miei canali social. E un'altra cosa ancora, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito ovviamente ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e a lasciare magari anche un bel mi piace. Allora dunque ragazzi, mi avete detto Nick, secondo noi questo è buggato, punto. Anche se però a dire la verità, da una parte è più basso, da una parte è più alto. Però effettivamente, lato di scarico sinistra, sì, però effettivamente è veramente complicato scaricare sto betto capanno. Soprattutto ora che l'ho soprattutto dopo che ho provato a fare una piccola modifica, adesso non riesco più a scaricare. Ah, ecco, perfetto, ma quasi. Ma mi era apparso, ecco. Cioè, è diventato più peggio del peggio del peggio. Stracomplicato, mi sa che non vedo l'ora che questo piglio e lo butto via. Sì. Comunque sia, sì, avete ragione, ovviamente nel same posso metterci il gancio e quindi posso usare, insomma, la forca per pallet, così che il muletto non fa fatica. Ovviamente, sì, posso usare questo, naturale. Allora ragazzi, dunque, andiamo un attimino a sistemare, perché avete visto che ho guardato qua. Qua non si vede facilmente, però c'è un po' di... c'è un po' poco da smussare. No, non era qua, aspetta. Qua era. Ok, era un po'... c'erano dei solchi. Ok, quindi questo è sistemato. Allora, dunque, mi pare che ancora non è possibile... non è il momento di lavorare i campi, no? Invece sì. Potrei oggi seminare qualcosa. Anzi, più che dovrei, devo. Che cosa però? Vabbè, qualcosa che non è complicato magari e che... insomma, qualcosa che mi fa far soldi. Quindi potrei mettere tipo avena. Sì, avena. L'unica cosa che forse che pure l'unica cosa che posso seminare con la seminatrice classica. Allora, vediamo un po'. Mi serve un trattore. Questo dovrebbe andare bene. Allora, questo dovrebbe andare bene. Allora, praticamente ho aggiunto una mod presa dal mod hub, quindi dovrebbe essere anche per console, abbastanza probabile. Ho messo una mod che mi permette di coltivare il terreno dal davanti e da dietro seminare. Oggi la andiamo a provare. E poi ho messo un'altra mod ancora. Questa però è solo per PC. Ho messo una mod che mi permette di rifornire di acqua le serre. In teoria l'ho attivata, mi pare, no? In teoria l'ho attivata, però pare che non c'è. Ah, le serre. Eh sì, esatto, le serre. Ah, vale solo per le serre. Vabbè, tanto acqua qui non ci va, giusto. Ok, allora, ho messo una mod poi anche che mi permette di irrigare le serre. Quindi non devo più starci dietro io con la botte. Basta che clicco questo, perché questo di base non c'è. Tramite questa mod invece adesso c'è. Quindi abilita irrigazione. Abilita irrigazione, abilita irrigazione. Una cosa molto carina. Ovviamente l'acqua la pago però, Non lo so quanto me la fa pagare, a dir la verità. Però l'acqua me la fa pagare. Non so quanto, ma la pago. Quindi è una mod carina, però è solo per PC. Ovviamente in descrizione vi lascio il link con la lista delle mod che uso. Allora, potrei mettere avena, perché tanto avena oggi si può seminare, quindi avena. Ok, allora, prima però andiamo in negozio, perché praticamente vado a vendere il coltivatore. Vado a vendere questo coltivatore e compro quell'altro moddato che va messo davanti. Allora,
è proprio fatta apposta, eh. In teoria qui non c'è da arare. No, quindi è perfetto. Perché in teoria la seminatrice quella lì, quella che tengo io, in teoria necessita, insomma, che il terreno deve essere... Allora, noi abbiamo questa, il terreno va coltivato per poter lavorare. Tipo, invece questa non ne ha bisogno. Quindi quella che uso io, il terreno deve essere coltivato, altrimenti non si può seminare. Quindi per questo, se magari non ho voglia di arare o di arieggiare, è buono il coltivatore che adesso andiamo a comprare. Questo lo togliamo, così almeno recupero un po' di soldi. Allora, tu sei qui, imposta destinazione e te ne vai qua. Allora, questo arieggiatore dovrei trovarlo qui. Front cultivator, larghezza 4 metri e mezzo. Speriamo che ci basta. Vabbè, questo è 4 metri e 6. Vabbè, 4... Sì, ok. Ma dovrebbe andare bene. Cos'è? Una questione di 10 centimetri. Non dovremmo avere problemi, no? Quindi 16.000 euro, non so... Aspetta, ma se non ricordo male, gli oggetti li posso vendere anche se non sto in negozio, perché tanto me li paga comunque bene. Non c'è la necessità che io vada in negozio a vendere. Posso vendere anche da qui, tanto è uguale. In teoria... Ah, comunque avete visto, raga, se cliccate qua potete ordinare per prezzo, tipo... Allora, ho la sensazione che questo coltivatore potrebbe... Ah, penso che vale qualcosa invece ancora. Dove sta? Dove cavolo è il coltivatore? Ecco, no, 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 no. Mi sa che non vale niente invece. Sarà questo? Vale solo 830 euro? Sarà che è usato tantissimo. Sì, coltivatore John Deere, non vale un fico secco. Mi serve quindi debito, tanto per cambiare. Allora, front cultivator. Compra. Vediamo quanto vale questo coltivatore. Difatti non vale niente perché è stravecchio. Aspetta. Quant'è che vale? 829, difatti non vale un figo secco. Allora, facciamo così, per ora lo porto da dietro. E questo però va davanti. Però per ora me lo porto così. Allora, imposta destinazione. Ok, quindi che cosa abbiamo detto? Con gli animali mi pare che andava tutto bene, l'acqua c'è, qua va tutto a posto e qua va tutto a posto. Quindi abbiamo detto che per le serre è tutto a posto, perché grazie alla mod che ho installato oggi ho l'irrigazione automatica, quindi la botte non la devo neanche più utilizzare per ora. E a questo punto potrei anche restituirla se ci pago l'affitto. Tanto non mi serve la botte. Se adesso ho l'irrigazione automatica, che ci paga a fare l'affitto? Non mi serve più. Indietro. Posso risparmiarmi questo. Purtroppo... Oh, vabbè, tanto il mixer l'ho pagato. Cos'altro tengo a noleggio? Questa è per togliere l'erbaccia, mi serve. C'ho l'imballatrice. Vabbè. Ma per ora va bene così. Vediamo un po' che contratti ci stanno.
Perché devo seminare, ovviamente, e per forza. Potrei anche far passare un'altra giornata, ma per fare cosa alla fine? Ah, devo mettere il riso, è vero, devo seminare il riso, effettivamente. Quindi potrei far passare un'altra giornata e così vado a seminare il riso nell'altro terreno, se no rimango con le mani in mano. Ma quale metto? Riso normale o riso a chicco? Riso normale? Boh. Non lo so. Non lo so. So che il riso. Ok, quello paga di più. Quello che fa perdere più tempo. Bella scelta. Comunque devo fare questa cosa pure. Questa cosa devo fare pure. Allora, per ora mettiamo questo qua. Ok, allora dobbiamo preparare il riso, le piantine, più che altro. Comunque dobbiamo far passare una giornata così vediamo poi l'irrigazione come va. Beh, a dire la verità la giornata la posso far passare pure ora perché tanto non c'è altro da fare né da vendere, mi pare. Facciamo passare un'altra giornata così possiamo seminare anche il riso oltre all'avena. Mi pare che si può fare. Andiamo a vedere l'usato anche se a tempo perso perché tanto sono mega indebitato. Ok, questo è carino perché ce l'ho a noleggio. Questo l'ho già scartato una volta, non mi interessa, non mi interessa. Questo è carino perché tutto sommato l'ho preso a noleggio io, quindi lo compro volentieri. Lo compro e quello che ho preso a noleggio naturalmente lo vado a restituire. Non mi serve più. Adesso ne ho due. Questo l'ho pagato, mentre questo è a noleggio. E lo restituiamo. Ok, non ce l'ho più. Allora. Quindi tengo. Beh, tengo due risaie da lavorare tecnicamente, ma più che altro mi interessa quella grossa. Beh, aspetta, a proposito, com'è andata con l'acqua? Ok, è più pieno in confronto a prima, però non so quanto l'ho pagata quest'acqua. Non so quanto mi costa. Dovrei guardare su Finanze se forse c'è qualcosa. Veicoli, produzione, costi di acqua. Ma questo è fisso. Quindi non è detto che non può essere lui, perché la mod l'ho messa adesso. Quindi boh, non lo so. Non ho la più pallida idea di quanto magari ho pagato quest'acqua. Costi produzione. A meno che non sono i costi di produzione, perché qua è 1000, qua è 348, 300. Potrebbe. Forse ho pagato 700 euro di acqua. Però vabbè, ci sta, ho riempito tre serre. Quindi tutto sommato, beh, almeno è un po' più realistico. Perché già con la lattuga faccio un botto dei soldi. Mi pare anche giusto un pochettino pagarla l'acqua. Già si fanno un mucchio di soldi. A questo punto sapete cosa? Io ci avrei un'idea. Più che idea vorrei fare spazio. A questo punto magari non mi serve più questo. Tanto adesso irrigo, cioè ho altre soluzioni. Potrei
Posso togliere la risaia e anche questo lo toglierei. Perché? Perché magari ci metto un'altra serra qua. Di sicuro faccio più soldi con la serra che con un capanno. Ormai tanto non mi serve più. Ormai non mi serve più il... come si chiama? Prendere acqua. Ovviamente mi serve l'acqua per darla agli animali. Effettivamente non... Allora, effettivamente ora che ci penso, no? Ma perché non hanno fatto anche che va bene per gli animali? O magari si può fare? No, non si può. Non capisco il perché. Per esempio, potevano mettere in riga animali. Via. Cioè, su Farming 19 questa cosa c'era. Si poteva dare l'acqua agli animali. Su Farming 22 mi pare che non c'era la soluzione. O forse verso la fine si era trovata, non mi ricordo più. Comunque non capisco. Per le serre si trova la soluzione e invece per gli animali no. Quindi so pirla, la botte mi serviva per gli animali. E io l'ho restituita. Vabbè, però per gli animali posso prendere una botte più piccola. Posso prendere la botte quella da 2000 litri, tanto ci va 1500 litri di acqua negli animali, quindi diciamo che va bene alla fine. Va bene uguale. Solo che la devo riprendere. Accidenti, me ne sono dimenticato. E questo al centro non lo posso legare? Speriamo che ci bastano queste piantine. Ok, allora abbassiamo. Devo prendere questo che già è anche un po' carico. Ah, dobbiamo. Già che passiamo in negozio, lo. No, che negozio? Aspetta. Mo' lo riparo qua perché tanto c'ha. C'ho quello per riparare qua. Aspetta, un po' più di lato. €100 di riparazioni, va bene. Ce la faremo a salire qua sopra. Sì. A posto. Perfettissimo, raga. Si va subito a seminare perché tanto è bello che è riparato, è tutto a posto. L'unica cosa adesso scassata è il carrello, ma il carrello non mi interessa. Basta che cammina. Porca miseria, tutto stretto. Allora, non lo so se l'operaio è in grado di guidare
con tutta sta roba sopra. Ci si può solo provare. Forse ce la fa, si vedrà. Allora, non mi pare che si muove, ok. Allora, vediamo un po'. Andiamo a provare questo coltivatore frontale. Dovrebbe andar bene. Ok, allora dovrebbe andar bene. Soprattutto voglio vedere l'operaio se ce la fa, se no non ci ho risolto niente. Ok, allora io ci metto l'operaio. Ovviamente metto 4,5, non 4,6. Ok, allora lui addirittura dice 4,4. Beh, ancora meglio. Tecnicamente sì, è meglio, così lavoro un po' meglio. 4-4 non rischia di lasciare nulla non fatto. Ok, vai. Dovrebbe lavorare benissimo, dovrebbe. Pare che funzionano. Avena in fase di crescita. Perfetto. Quindi in pratica sta coltivando. Oh, porca miseria, questo per poco non dava problemi, oh. L'ho messo nel punto più stupido. Però tutto sommato non si è bloccato. Vai così, zio. Facciamo anche uno screen, va. Ok, beh, funziona, non mi posso lamentare. Quindi se non mi va di passare l'arieggiatore, perché in teoria dovevo passare o il coltivatore o l'arieggiatore, no? Dovevo passare l'arieggiatore e poi dopo potevo seminare. Invece in questo modo ho risparmiato un lavoro, ho risparmiato l'arieggiatore, perché dovevo prima arieggiare tutto il campo e poi seminare tutto il campo. Invece così uso il trattore solo una volta nel campo. Già, e quindi già lo sto coltivando e seminando allo stesso tempo e va alla grande. Non mi posso lamentare. Questo si è andato a bloccare senza motivo qui. Allora, ovviamente il minimo che vado a fare ora è pure seminare. Solo che devo mettere l'acqua, mi sono dimenticato. Comunque andiamo ovviamente a mettere questo. Sperando che. Ma forse aspetta. Forse però ancora io il terreno non l'ho preparato. Forse devo ancora arieggiarlo. No, forse è già fatto. No, è già fatto, è già fatto. Rullo richiesto. No, vabbè, allora.
va allagato il terreno. Ok. Speriamo che mi basta tutto ciò per finire, per iniziare e finire pure. Anche se aspetta, ora che ci penso, devo fare una cosa. Serra piantine, me le ha già vendute, accidenti. Cambia immagazzinamento. Bello questo carrello, ho fatto bene a comprarlo. Allora, terra di mezzo, ci vorrà 20 anni. Ovviamente. Oppure facciamo che lo faccio partire dal centro e poi gli faccio fare l'esterno. Forse è meglio, gli faccio fare prima l'interno e poi l'esterno. Ok, facciamo così, gli faccio fare prima l'interno e poi l'esterno. Perché se qualcosa va storto, l'esterno me lo faccio velocemente io. Quello che conta è l'interno, che fa perdere più tempo. Ok, allora poi... Ah vabbè, ma comunque se finisco le piantine posso mettere compra... Compra, in automatico. Oh, funziona bene. Ok, forse qua me lo ha praticamente coltivato, quindi ha cancellato dove è passato. Vabbè, eventualmente le parti che lui rovina poi le lavoro io. Allora, dunque, andiamo avanti a spostare pallet, o meglio, più che altro frantoio, olio di riso, siamo un po' pieni. Magari è da vendere. E che come lo vendo? È occupato il coso lì, il carrello. Olio di riso. Olio MNO riso. Quasi da vendere, quasi. Non è ancora arrivato il momento. Cos'altro abbiamo in abbondanza? Semi di soia, non ancora. Ok. Frumento, no, ancora no. Formaggio di capra. No, niente, oggi non è proprio... Non si vende niente oggi. Il tessuto. Tessuto oggi. Vai, ecco, ok. Magazzino, 1300 metri. Vabbè, il tessuto lo carichiamo sulla macchina e lo andiamo a vendere. Tanto c'ho quella macchina che non fa niente. Anzi, effettivamente se la vendo forse ci faccio l'affare. La macchina è completamente inutile. Un po' come la petta. Non serve a niente. La petta non credo che supporta... Il muletto è piccolo, ma la petta è ancora più piccola. Anzi, forse pure il pallet è grosso. Beh, ci stava. Ma sì, dai. Almeno posso usare sta petta per qualcosa. Però, come vi ho già detto, non vedo l'ora che escono le apette moddate. Perché voglio assolutamente avere una petta. Voglio avere un'ape con... che ne so, la botte dell'acqua. Effettivamente era utile se c'era la botte dell'acqua.
C'è la botte dell'acqua, così altro che dovevo comprare di nuovo la botte, usavo questa. Comunque ho notato, ragazzi, che le cosiddette ore di utilizzo qui sono conteggiate come chilometri, perché la petta ha 271 ore di utilizzo, però nella petta più che ore sono chiamati, diciamo così, come chilometri. Comunque la petta non è poi tanto lenta. Andiamo a fare sta bella vendita. 15.000 euro sono comodi, utili. Nell'usato niente più che mi interessa. C'è un po' di strada. Meno male che non fanno le multe se passi col rosso. Ah, è fuori città? Ma vedete che ho sbagliato strada. Ma dov'è? Ah, ho capito dov'è. Ok, ho capito dov'è. Basta che non mi ribalto quando prendo le curve. Ammazza che dosso che ci sta là. Ora ce la fa in salita, poverina. Ecco, ci è arrivato in magazzino. E dov'è il punto vendita? Serbatoio vuoto, sì. Ah, ok, buh, annata. Comunque non capisco perché hanno fatto la petta col cassone, però non l'hanno messa, come dire, va. Non hanno messo il cassone che lo puoi mettere. Cioè hanno fatto la... Sono uguali. C'è il cassone, però non si può mettere nel gioco base. Cioè nella petta comprabile non si può mettere. Non capisco il perché. Ma che c'è la targa lì? Ma che c'è una targa? Qua non si vede, ma qua sì. Strano. Boh. Va bene, allora, dunque, beh, questo intanto si è fatto un bel pezzo di lavoro, devo dire. 15.000 euro di tessuto mi fanno comodo. Tutto qua? Ah, ok. No, speriamo che lui riprenda a lavorare come prima, eh. Quello è il problema.
Speriamo che l'operaio riprende magari a lavorare da dove era rimasto, magari più o meno, ma pare di sì, dai. Sta bene, com'è la situazione qui? Qui bisogna dire che a parte qualche piccolo problema sta andando bene, dai, quelle piccole parti che mi rovina me le lavoro io. Ma di sicuro mi fa risparmiare parecchio tempo. Alla fine dovrei risparmiare un po' di tempo facendo così. Al massimo perderò un po' di tempo in alcuni angoli. Va bene, ragazzi. Anche se forse se gli facevo fare il lavoro dall'interno verso l'esterno, forse lavorava meglio, perché ovviamente ora il coltivatore cancella la parte dove abbiamo già lavorato, ma se gli facevo fare prima l'interno e poi l'esterno, magari non si rovinava niente. La prossima volta gli faccio fare proprio, perché adesso qui che è seminato lo cancella. Ovviamente che qua è seminato, me lo cancella. La prossima volta gli faccio fare prima l'interno e poi l'esterno, così non devo sistemare le parti che rovina. Va bene, ragazzi, concludo il gameplay che il tempo è volato. Vi lascio in descrizione, cioè in descrizione c'è la lista delle mod, che uso. Spero vi sia piaciuto il gameplay. Ci si becca, ragazzi. Ciao, alla prossima.